Siamo con l'ingegnere Luigi Mannillo, presidente dei Lions Club, che questa sera ha ospitato un convegno straordinario, un libro che si chiama L'arte negata di Giuseppe Di Massa. Questa serata è stata conclusa con una sorta di ammonimento. Innanzitutto, come mai ha deciso di ospitare questo libro che parla dei beni culturali, artistici, trafugati, dispersi del nostro territorio? E se l'arte è davvero considerato uno strumento non indispensabile per la crescita di un paese? Allora, diciamo che noi siamo a sua volta ospitati qui in questa sede prestigiosa della storica Banca Stabiese. Come presidente dei Lions, diciamo innanzitutto chi sono i Lions. I Lions sono un'associazione di servizi, un'associazione di relazioni sociali che sta in tutto il mondo. Siamo la più grande associazione di service del mondo. Siamo in 207 paesi del mondo. In questo momento, perché abbiamo organizzato questo convegno? Noi operiamo da 4 anni in questo senso, che facciamo un ciclo di presentazioni di libri in biblioteca. Infatti, il service che noi facciamo da 4 anni si chiama Libri e altro in biblioteca. Questa dovrebbe essere la biblioteca e abbiamo presentato il libro del dottor Di Massa che ha egregiamente messo su carta tutto ciò che è il nostro patrimonio artistico culturale dei Monti Lattari e dintorni, Gragnano, Santa Maria della Carità, Sant'Antonio Abate Castellammare. E ha messo in risalto anche questo aspetto, diciamo, che fa riflettere la mancanza di un'attenzione verso questo mondo culturale che ci appartiene. E diciamo che allora in questo 4 anno di Libri in Biblioteca, questo è il settimo incontro, ne faremo ancora altri due. Quindi siamo pieni sia per il mese di maggio e anche per il mese finale di giugno. Per quanto riguarda la seconda domanda, come può l'arte? Io sono ingegnere, come può l'arte essere motivo di crescita di un popolo? Il popolo prende coscienza dall'arte perché è il dono supremo dei nostri padri. Prende coscienza ed è orgoglioso di apprendere. E acquisisce quel senso di orgoglio e di appartenenza. La cultura è il cibo della mente. Qualcuno potrebbe dire, ma non ci salva lo stomaco. Qualcuno, no, io non ho vergogna di dire che stiamo attraversando un periodo di crisi. Ci sta gente che non arriva a fine del mese. Ci sono persone che hanno perso il posto di lavoro. L'arte può essere un motivo di crescita. Innanzitutto, l'arte può essere un motivo di crescita perché può essere anche un fattore economico. Noi siamo esclusi da un percorso turistico. I croceristi che vengono a Napoli visitano Napoli e poi vanno a Sorrento. Non si fermano qui. Vanno semmai a Pompei a vedere gli scavi. E poi vanno via a Sorrento, ma non passano per Castellammare. Quindi l'arte come Che è il motore motore? per la L'arte deve nuova essere economia vista del come territorio. motore per l'economia del territorio, certamente. E non è stato fatto niente, mancano le infrastrutture e purtroppo dobbiamo noi fare quello che non fanno i politici. Guardate, stasera, tutta la serata, non è stata nominata questa cosa, la politica. La politica perché noi lanciamo vogliamo dare un aiuto, cioè vogliamo essere come la sussidiarietà orizzontale, però loro non ci accettano la politica, ci vogliono sotto di loro. E noi possiamo mettere a disposizione e come volontari, no, molte risorse. E purtroppo abbiamo questo ostacolo. E noi fuggiamo da queste manifestazioni di contrasto,
e vogliamo invece un mondo dove viene accettata la nostra storia, perché deve essere portata a conoscenza di tutti, della nostra popolazione, perché potrebbe essere, anzi sarà senz'altro, un motore di sviluppo, come ha detto lei. Giuseppe Di Massa è l'autore dell'Arte Negata, un saggio che può essere considerato oggi un documento prezioso. Quanto è importante l'importanza delle immagini per il recupero dei beni culturali del nostro territorio? Beh, è fondamentale, perché anche una denuncia ben fatta, documentata, eccetera, se non è accompagnata da un'immagine, ci sono veramente scarse possibilità di recuperare qualche cosa. Oggi con i mezzi moderni, penso ad internet ad esempio, si può arrivare in tutto il mondo, e quello che conta è proprio l'immagine per recuperare il patrimonio di cui siamo stati privati nel dopoguerra, con migliaia di opere d'arte trafugate dalle nostre chiese, dai luoghi diciamo civici anche, per non parlare del patrimonio archeologico. Qual è in assoluto l'opera negata più rilevante del nostro territorio? Beh, come ho spiegato durante il convegno, personalmente mi piacerebbe che la Madonna con Bambino di Sandro Botticelli fosse fruibile, perché è l'opera d'arte forse più importante che abbiamo sull'intera provincia di Napoli. Poterla mettere in mostra potrebbe mettere in moto anche un meccanismo di sviluppo, di occupazione per i giovani, diciamo utilizzata, se vogliamo usare questo termine, come motivo diciamo di aggregazione di progetti culturali sul territorio. Dove si trova attualmente? E attualmente diciamo che la locazione non è neanche certa, diciamo che era al confine, su una fattoria a confine tra Gragnano e Santa Maria la Carità, e noi ci auguriamo che la Curia faccia uno sforzo di concretezza e permetta di acquisire quest'opera alla comunità, non solo religiosa come voleva il detentore dell'opera, che ritornasse alla fruizione per motivi religiosi, ma anche come testimonianza di un patrimonio eccezionale che avevamo sul territorio e che è ancora eccezionale come importanza. Basti pensare ad esempio che il patrimonio che è concentrato nella città di Gragnano da solo vale probabilmente quello dell'intera diocesi di Sorrento e Castellammare. Siamo con il capitano Elefante Carmine, questa sera lei ha parlato di consapevolezza, dell'importanza di avere una banca dati e di fare indagini e di tutelare su tutti i fronti. Ci spiega in breve di cosa vi occupate? Ma noi del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ci occupiamo per l'appunto di attività di prevenzione e di repressione dei reati in danno del nostro straordinario e per molti punti di vista incommensurabile patrimonio culturale italiano. Lo facciamo attraverso la ferma convinzione che l'efficacia del nostro lavoro dipenda necessariamente dalla partecipazione della cittadinanza in questa difficile ma importantissima missione di poter tutelare e conservare quello che non è solamente un patrimonio di cose belle, ma è soprattutto un patrimonio di identità, della nostra stessa identità storica.